Sindaco, parliamo di questo caso successo a Porto Empedocle che ha interessato, diciamo, la stampa regionale e non solo. Qual è effettivamente la situazione? Ne esce una brutta immagine di Porto Empedocle, di un comune, di un servizio assistenti sociali che non danno un'adeguata copertura del servizio. Ecco, qual è attualmente la posizione anche in merito ai casi Covid che a Porto Empedocle sono in aumento? Allora, effettivamente a Porto Empedocle contiamo una situazione drammatica. Noi siamo fra i 4 comuni sorvegliati speciali di cui è l'ordinanza numero 85 al Presidente della Regione Siciliana, ed in più questa vicenda va inserita all'interno della questione dell'emergenza idrica. Perché noi abbiamo avuto ripetutamente carenza d'acqua o una fornitura insufficiente, per cui mi sto interessando, avendo in contemporanea un elevato numero di casi di persone positive al Covid, adesso sono circa 80, ma prima erano il numero maggiore, e anche tante persone in isolamento perché magari hanno avuto contatti con persone positive al Covid. Ciò naturalmente aggrava la situazione, perché la carenza idrica in un periodo in cui anzi è richiesto di lavarsi per esempio frequentemente le mani aggrava la situazione. Io sono intervenuta, anzi comunico alla popolazione che ci sarà stamattina un'ulteriore fornitura all'altipiano Lanterna e domani un'ulteriore fornitura nel plesso, diciamo, marina, alla zona bassa del paese, proprio per sopperire a queste carenze. E noi il 24, i miei servizi sociali fra l'altro sono anche indignati e rammaricati di questa presa di posizione estemporanea di questa signora, perché si sono immediatamente attivati, ci siamo attivati tutti, loro e anche io personalmente. Loro hanno, come comprenderete, non è l'unico caso questo di persona che si trova improvvisamente in condizioni di difficoltà e magari senza acqua, quindi ci sono tanti casi. Comunque i servizi sociali si erano immediatamente attivati attraverso anche una rete di solidarietà che noi abbiamo attivato, e quindi in questo caso si erano rivolti alla Caritas del paese per quel che riguarda una fornitura alimentare alla signora, e in contemporanea si è agito sul fronte della ricerca della fornitura d'acqua, perché lì c'è una situazione particolare. A quanto pare la signora, non so per quale sia il motivo reale, la vicenda vera, se si tratti di un caso di abusivismo, se si tratti di, come ha dichiarato nel giornale, di problematicità, di mancati pagamenti, per cui, ma insomma, tagliare le tubature mi pare strano, insomma, quale sia la realtà della situazione non è ben chiaro, ma si sono attivati immediatamente. Aveva dato la disponibilità la Caritas e aveva anche informato il parroco del quartiere, fra l'altro è molto attivo, c'è un gruppo di giovani che lo supporta altrettanto attivi, quindi avevamo ricevuto rassicurazione in merito alla fornitura alimentare ed erano costantemente in contatto telefonico con la signora, ma anch'io ero in contatto telefonico costante, le ho detto se aveva necessità urgenti, comunque che ci saremmo attivati di sopravvedere, questo già nella giornata del 24, che poi si andava al 25. Per la problematica dell'acqua, appunto, una situazione particolare, perché questa signora vive in questa casa rifornita non dal normale servizio, ma da forniture private, quindi anche lì non si poteva rifornire tramite l'AICA, fra l'altro penso che ci siano anche dei divieti in merito, però trattandosi di un'emergenza sanitaria sono intervenuta con i fornitori privati perché immediatamente le si desse l'acqua. Il primo a cui ho personalmente telefonato, quindi altro che non accedere alla vicenda, il primo mi ha riferito che era lui che riforniva solitamente la signora, ma per un problema tecnico di un pezzo che si era rotto nel suo macchinario non poteva addivenire a fornirle questa prestazione. Mi sono rivolta ad altri fornitori della zona e anche loro mi dicevano, il primo, che non aveva questa pompa che occorreva per far avere l'acqua alla signora. Poi ho interpellato anche Alongi di Raffadali, il terzo che ho chiamato, il quale mi riferiva che lui poteva
cioè c'erano delle questioni tecniche, poteva intervenire solo se si trattava di una fornitura a cascata, cioè c'erano evidentemente delle problematiche tecniche, io non sono un tecnico, eccetera. Quindi a quel punto ho messo in contatto a Longi con il funzionario del comune, dell'ufficio ecologia, che cura anche la distribuzione di acqua al canile, quindi gli ho detto: nel momento in cui fa questo vediamo come si può intervenire, qui sono nel pomeriggio del 25, come si può intervenire, ed era rimasto d'accordo questo funzionario con la signora, che fra l'altro è sua amica d'infanzia, mi dice la conosco da tempo, abitavamo vicini a casa, per tenersi in contatto per vedere come intervenire e come poterla aiutare mattina. Quindi davvero noi ci siamo attivati a tutto tondo nei confronti della signora. Io comprendo le difficoltà, mi stupisce quindi questo intervento smodato sui social nei confronti di un ente e anche di un'amministrazione che veramente si è prodigata nelle difficoltà oggettive e del tipo di impianto che ha la signora, che è di difficile fornitura se non con strumenti particolari, e per l'evenienza di carenza idrica che affligge tutta la città. Poi viene anche il dubbio che qualcuno purtroppo voglia anche approfittare della condizione, perché è impossibile che dall'oggi al domani tu scopri una positività che fra l'altro ancora non era stata neppure comunicata ufficialmente a noi e improvvisamente ti manca tutto dalla alla Z, e poi magari non rispettano l'isolamento, perché la stessa signora mi è stata, la famiglia mi è stata segnalata dai vicini e me lo ha confermato lei stessa, escono dall'isolamento per portare giù il cane. Quindi ci sono situazioni un po' strane che magari qualcuno, anche perché siamo in campagna elettorale, ha voluto enfatizzare.